Questo programma è offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. C'era una volta il monopolio dell'energia, poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi. Ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Puoi risparmiare fino al 30% sulla tua bolletta gas e luce e i nuovi clienti hanno subito in omaggio fino a 50 euro in buoni acquisto Decathlon. Multienergia. La trasparenza è la nostra forza. Vi aspettiamo! Buongiorno, sì, quando siamo in cucina sempre buongiorno. Allora, oggi si va a fare una ricettina con il pesce. Delle volte fate del pesce e vi avanza, tipo il salmone. A me è avanzato il salmone, l'avevo preparato, l'avevo cotto, nessuno l'ha voluto mangiare e mi è avanzato. Allora che ho detto, sai che io gli ripropongo delle polpettine di salmone. Quindi che cosa ci occorre? Ci occorre il salmone cotto, ma se avete anche dell'altro pesce potete farlo con altro pesce, della mollica di pane, del pan grattato, un po' di grana, di formaggio grana grattato, uova, prezzemolo, una bella patata, una bella belloccia, e lessata e niente, si va a procedere, l'olio logicamente, perché poi dopo si devono friggere le polpettine fritte, che naturalmente io intanto incomincio, sbuccio la patata e dicevo che si possono servire anche con una salsina, con della maionese che potete fare da voi, una maionese al lime, una maionese con dell'erba cipollina. Insomma, anche una maionese normale o una salsina di pomodoro e riproponete queste cose. Addirittura quando sono cotte le potete mettere anche nella salsa di pomodoro e farle in umido, accompagnate con un po' di riso basmati e vi fa un altro piatto unico. Ecco qua, allora si mette questo, la patata la metto qui dentro e si schiaccia con lo schiaccia patate. Ok, questo qui. Oh, si va a schiacciare. Si prende il salmone ed io vado a sbriciolarlo con le mani così, perché non mi piace, uno lo può anche proprio tritare, a me non piace, lo sfibro con le mani così. Ora con la forchetta poi si va ad amalgamare bene. Questa patata mettiamo un po'. Sì.
Passano così. Ecco. Questa può essere anche un'idea, perché per i bambini che non mangiano il pesce, tanto in forma di polpettine. Io mi ricordo, c'è una mia amica che il suo bambino non voleva il pesce in nessun modo, proprio non lo poteva vedere. L'han cominciò a fargli queste polpettine e lui ha cominciato a mangiarlo, si è abituato al gusto del pesce, ora mangia tutto. Quindi a bambini che non amano il pesce gli si può fare le polpettine. Allora schiacciamo così. Il pesce quando è cotto, dipende anche dal tipo di pesce, è un po' fibroso, la patata gli va a dare un po' di morbidezza, quindi si sala, sale, mettiamo, intanto si mette un uovo e si guarda. Ecco bene come siamo messi. Un po' di mollica, così. Intanto io metto l'olio, olio di semi di girasole, che per friggere io uso sempre quello, e vado ad accendere. Intanto si scalda l'olio. Prendo il prezzemolo, tolgo e si trita un po' di prezzemolino tritato. Questo qui, ecco qua, se lo fate per i bambini e a vostri bambini odiano il verde, chissà come mai, è un colore che non piace, non ce lo mettete, però giusto per un aperitivo può andare benissimo. Visto che ora saremo sempre in casa, l'aperitivo si fa a casa. Oh là là. Questo qui. Amalgamiamo tutto. Un altro pochino di mollica. Ecco qua. Un gocciolino di sale, perché la patata non era salata, un po' di pepe. Ecco qua. Ci mettiamo anche un po' di grana. Va a mettersi i guanti. Avete visto belline queste ciotoline?
io ho una collezione di queste ciotoline da più piccole a più grandi. Indovinate dove le ho prese? Ai coleschi. Ormai io sono di casa. Quindi quando da prendere carta da cucina, carta forno, vaschette di tutti i generi. E ecco qua. Allora, ora si va a mettere, mi metto i guanti perché si va a impastare. Faccio le polpettine e prendo anche un preparato, un piatto con la carta da cucina. Prendiamo, facciamo queste palline. Poi fa velocissimo perché sono cose già cotte, quindi le potete fare anche proprio piccoline piccoline, eh? Io le fa un pochino più grandi perché mi piace mangiare anche in casa mia, eh? A tutti, sono tutte bocche buone. Ora faccio queste qui per farvi vedere come viene il piatto e poi continuerò a fare quelle altre, le finisco dopo. Questo lo si passano nel pan grattato . Sono anche veloci, quando avete le cose già pronte sono anche veloci da fare, non sono... Oppure ve le potete preparare la mattina, se ci avete la sera alla cena e dovete organizzare, le preparate la mattina e le friggete per l'aperitivo la sera, subito pronte, con un bel prosecchino. Ecco qua, queste. E ci siamo. Comunque io vi volevo ricordare anche, dato che siamo qui, quando fate rifiuti, non sapete dove gettarli, cosa dovete fare? Ve lo dico io. State tranquilli, tranquille, tranquilli, e ve lo dico. Andate sul sito di Alia. Dice, ma qual è? Allora, il sito di Alia è www.aliaserviziambientali.it. Voi prendete, andate sul sito e guardate, tipo avete da buttare via una padella in alluminio e vecchia che l'avete lì nel garage, non sapete dove metterle, che guardate e ci sono centri di raccolta dove poterli mettere, dove poter andare. Per i rifiuti ingombranti c'è il ritiro a casa, praticamente vi dicono quando metterlo sotto casa, passano e non c'è spesa aggiunte, quindi
meglio di così. Ma voi, se avete dei dubbi, andate sul sito e lì vedete tutto come fare. Allora, queste sono quasi pronte, ci siamo, eh? Donne, voi che vi fate da mangiare oggi? Io non li posso sentire i profumini, ma se vi sentissi mia... Il profumo è la prima cosa che si sente quando si arriva in casa a mangiare e fa venire e stuzzica l'appetito. Quindi, tutte cose... Ecco qua, ci siamo. Guardate belline. Che polpettine. Belline, belline e buone, buone. Quindi, ora. Eccole qua. E ci siamo. Prendo il piatto. Polpettine così ma bada bellino, si fa un bel fiorellino e via. Ora non si mette né olio né sale né pepe e ci siamo. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani alla solita ora su TV Prati, canale 74 del Digitale Terrestre. Prima del TG ricordatevelo sempre, carta e penna per prendere appunti. Ma ora, siccome mi viene la polina in bocca e ho bisogno di assaggiare subito, in dove si va? Tutti a tavola! Ciao, a domani! Buon appetito! Questo programma è stato offerto da Prato Service, oltre 30 anni di esperienza al vostro servizio. Prato Service, telefono 0574 26 702. C'era una volta il monopolio dell'energia. Poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie, dove non è facile districarsi. Ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Puoi risparmiare fino al 30% sulla tua bolletta gas e luce e i nuovi clienti hanno subito in omaggio fino a 50 euro in buoni acquisto Decathlon. Multienergia. La trasparenza è la nostra forza. Vi aspettiamo!